Il nostro tour targato Telenossa siglato 189-189 fa tappa a Paternopoli, la città della pace, la città di pace che però riesce anche a movimentarsi, soprattutto grazie ai colpi della tarantella inferti dai gruppi, dalle tante formazioni che ci sono sul territorio. Ma non solo, a Paternopoli c'è ovviamente un ottimo aglianico, c'è il broccolo aprilatico che davvero è una primizia per i buon gustai e tanta ospitalità. Andiamo a sentire cosa ci dicono gli amici di Paternopoli. Anzi, a proposito, all'ingresso del paese abbiamo trovato un personaggio davvero straordinario che va oltre ogni orizzonte, 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 e capirete pure perché dell'orizzonte. Questa è una panchina a ritmo di tarantella, perché dovete sapere che a Paternopoli la tarantella sta dappertutto. Noi ci troviamo vicino il cimitero di Eh Paternopoli. Si sì. Eh dice che pure chi non c'è più, là di là arriva il ritmo della sì, tarantella. anche là Orizzonti purtroppo noi popolari. siamo veramente il gruppo Orizzonti Popolari, gli amici qua, Angelo Loro e sono altri Sonia. orizzonti, No, ovvio. questi sono No. Ah, non è un orizzonte, un'associazione un'altra al associazione. ritmo di tarantella, Ah, questa è un'associazione al vedi? ritmo di tarantella. Non si ricorda come si chiama lei? Io? Angelo mi No, chiamo. dico Ah, l'associazione. al ritmo di tarantella. Ah, ritmo di Sì, tarantella. Lei come invece? Dico, pure lei fa parte di questo sì. circuito, sempre con Al ritmo l'associazione. di tarantella, sì. Ah, bene, ci fa piacere, insomma, aver incontrato proprio all'ingresso di Proprio, Paternopoli. stavamo proprio organizzando una serata al ritmo di tarantella con il gruppo Orizzonti E Popolari. che tipo di serate organizzate? E noi Così lo facciamo capire anche ai nostri facciamo amici. delle sagre, facciamo feste di matrimonio, feste anche, diciamo, di santi, e quindi un poco di tutto, insomma, facciamo. E abbiamo cioè, portiamo avanti la vecchia tradizione Questo ci fa dei nostri piacere, nonni che si era sì. persa, e Sì, vai, addirittura tarantella e vino. tarantella, vino e Qual è la maiale. canzone più richiesta? La canzone più richiesta si intitola Trona. Ah, mo' da tronà, no, giusto un E secondo, perché tra l'altro il clima c'è, quindi questa è la canzone più conosciuta. giusto il motivetto, dai, giusto E il qualche motivetto è frase. così: Trona, trasi cavenna chiove, trasi senuti in pugni. E questo è il E motivetto. gli sposi ballano poi questa Come canzone. no, come no? Anzi, non si fermano per niente. Ballano sempre. O questa, o al ritmo con la tarantella montemaranese, la tarantella paternese anche ci abbiamo, un poco di Poi tutto. tu hai detto si mangia giustamente, perché sennò Mangiare, allora, la tarantella fa digerire, però bisogna mangiare pure un po' prima. allora, le nostre canzoni parlano di vino, mangiare e donne, un Ah, poco. pure donne. Ci Ah, ma voglio quindi siete questo. Sono le fortunati. tre cose Voi principali. quando andate a suonare, conquistate pure No, qualche cuoricino. noi Vabbè, tu sei no. Io spostatissimo, no. quindi I non ti puoi ragazzi, sì, esporre. i ragazzi. I ragazzi Sì. invece. Eh sì, Il ragazzi, giovanotto qua quando va con la tamorra, con la sì. tarantella, ne acchiappa parecchio. Quello là è un Ah, po' complicato. No, lui è il no, brigantello no. della. No, 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 no. assolutamente. Insomma, No, no. Allora, il serio serio della della compagnia. Questi che situazione. vedi qua sono seri, veramente. Ah, Siamo e tu seri. invece? No, siamo seri. E tu hai detto questi che No, questi vedi che vedete qua. qua siamo più. Comunque lui è uno dei più simpatici Sì. di Paternopoli. No, Tu che vabbè. mestiere fai? È Dici. meglio che non te lo dico. No, perché poi ha capito, la gente lo deve sapere. Faccio il custode del cimitero. Allora, Quindi ogni tanto pure sì. a loro ci facciamo un po', li Tieni su con manteniamo la un po' vita, così. no? Veramente, se fosse vera questa cosa, mi farebbe tanto piacere. Se veramente potevamo tirarli un po' così. Ma sa quanta tarantella c'ho Tutti i loro. giorni ballavamo, ma chi lo sa, può darsi pure là di là, ci Chissà. sentono e ballano. Hai visto qualcuno che balla, non l'hai mai visto? No, Che magari insomma no, resuscita, no, inizia a no, no, ballare. no. C'era uno, ma tanti anni fa, Veramente, resuscitò. 2000 anni fa, dice che è Resuscitò. risuscitato La tarantella. il nostro Signore Gesù Cristo. Quello è Ah, l'unico anche la citazione, che è risuscitato, che si sa.
Che si dice che è resuscitato. Senti, mi devi dire, dal sacro al profano. Abbiamo parlato del cimitero e parliamo del profano, che è il mangiare, o il sacro per te, mangiare, insomma. No, diciamo che è una cosa importante. Perché tu prima hai citato il maiale. E il maiale, perché mangiate quando... Ma qua un po' di tutto, veramente qua abbiamo ancora conservato le vecchie tradizioni. Quindi mangiamo ancora una bella soppressata, come diciamo. No, guarda la mano. Un bello capicollo, un po' creocolare, sapete che è il boccolare. Spiego ai nostri amici, boccolare. Il guanciale di maiale, col collo, insieme al collo. Era il boccolare che prima si metteva sotto sale e si metteva appeso a essiccare. Poi durante le stagioni più o meno estive si tagliava e si friggeva e si mangiava e si beveva. Il vino agli Anico di Paternopoli. Che... E poi tutti a ballare. E poi a ballare era una cosa normale, perché era il vino che ballava. E ci credo che trona, che tuona. Poi tronava, addio. Io ti ringrazio, però ti voglio anche ricordare che Telenostra adesso è sul canale 189. Finalmente è ritornata allora Telenostra. Sì, 189. È ritornato anche allora il nostro amico Giordano. Abbiamo fatto Radix insieme. Ne faremo tante altre. Io vi faccio gli auguri per Telenostra. Speriamo che non ritornate di nuovo. No, all'aldilà. Sapevo che eravate andati a bene. Siamo ritornati nella nostra zona. Evviva l'Irpinia! Allora, mangiate e bevete roba irpina nelle nostre zone, ma anche della Campania, diciamo così. Però valorizziamo i nostri prodotti, che è la cosa più importante. Bravo, alla grande. Se vogliamo andare avanti, se no compriamo il panettone Motta e poi portiamo i soldi ai milanesi. Peccato che c'è la barba, altrimenti meritavi un bacione sulle labbra. No, facci pazienza, risparmia te. Broccoli. Quindi dobbiamo mangiare roba nostra. Per esempio a Paternopoli abbiamo il broccolo aprilatico, che ha avuto anche il presidio Slow Food. Quindi valorizziamo i nostri prodotti, il vino di Taurasi, il vino di Montemarano, tutti i nostri prodotti che ce ne abbiamo a volontà. Va bene. E secondo me, scusa Giordano, è rimasta l'unica risorsa che abbiamo nelle nostre zone. Tu sei un poeta, tu sei sprecato proprio, con tutto il rispetto dei defunti, sei sprecato a poco. Senti, te lo voglio chiedere, visto che è tornato il 189 Telenostra, prima ci ha fatto un assaggio di Tronà, però ce la fai un'altra tarantellina, proprio 30 secondi di tarantella, proprio in omaggio a tarantella paternese, e quando si doveva esorcizzare una brutta annata, e come l'imo fa Antonia Vanno, lo cane si è mangiato la marenna, nodumolo ran 30 regni, il si è fatto marenna e noi no. Bravo, nonostante la barba, io un bacio te lo do. L'ospitalità a Paternopoli è sacra, infatti basta aprire una porta, guardate, non c'è nessuno che ci dice di restare fuori. Oh, signora carissima, buonasera. Chiedo scusa per l'incursione. No, è Telenostra, sì. No, noi siamo stati attratti proprio dal profumino che veniva dall'interno. Cosa state preparando? Ho preparato una parmigiana, vedete? Le melanzane sono melanzane nostre che io ho conservato in congelatore. Mm-hmm. E adesso ho preparato il sugo e ho preparato la parmigiana. Ho acceso il fornetto perché facciamo da forno a legna. E poi fa anche un po' freddo, quindi... Sì, vabbè, per il clima va benissimo. Facciamo di necessità virtù. Sì, signora. Sì, facciamo questo. Sono una casalinga, sono un insegnante, però faccio la casalinga, mi piace molto preparare i pranzi. Sono molto brava a preparare la pasta in casa. Un insegnante con la passione della gastronomia. Sì, la passione della gastronomia. E lei cosa insegna? Insegno tecnologia qua alla scuola media di Paternopoli. Bene, e qual è il piatto che vi viene meglio? I fusilli. I fusilli come? I fusilli li faccio col ragù, e con la farina di grano duro e un uovo. E poi prepariamo il formaggio, è quello fatto in casa, perché abbiamo dei signori della zona che fanno il formaggio e usiamo tutto. Insomma, siete anche fortunate, perché da queste parti i prodotti molto, sono molto, molto, molto profondi. Sì, si parla tanto di questi famosi broccoli di Paternopoli. Il broccolo aprilatico, infatti noi lo coltiviamo, però la quantità che basta alla nostra famiglia non è che... Ma cosa hanno di speciale questi broccoli? Hanno il sapore e la tenerezza, sono molto molto teneri. No, basta... Chiedo scusa. Sì, no, c'è il caffè che tra l'altro la signora ha preparato. I broccoli, e poi abbiamo vari modi di cucinarli.
li lessiamo, li condiamo con olio e limone, oppure con olio e aceto, dipende dai gusti, oppure facciamo la pasta con i broccoli, oppure addirittura io impasto la farina con i broccoli per fare poi la pasta fatta in casa. Complimenti la signora, solo insegna, ma poi riesce a conciliare sì, la cattedra con i fornelli. Sì, riesco a farlo. Signora, scusate, siccome io sono un curiosone, noto anche che avete le fave. Abbiamo appena raccolte, le stavamo sistemando per conservarli, per congelarli. Queste sono fave e piselle. Questi sono piselli e quelli sono fave. Ah, bene, che ci fate qua, signora? Con questo qua faccio contorni oppure pasta e piselli. Dipende da quello che... E qua uso fare i gnocchi, però noi non so se conoscete i gnocchi. E poi con le fave invece li cucino con le cipolle oppure col pomodoro, dipende. Col pomodoro vengono un primo piatto, invece con le cipolle un contorno. Insomma, fortunati quelli che si sedono a tavola. No, signora, intanto vi lascio fare il caffè. Grazie, vi lascio preparare per la il caffè. Vi ricordo Terenossa sul 189. Vi raccomando. Sì, è quella che guardiamo sempre poi. Grazie. Per tenerci informati. Grazie, buonasera, grazie a voi. Grazie. Carregare cerate, che la mamma si è fatta capace, bene lo padre non me la rà. Nennane, poi nennana, vatta famone che non ci pensa. Poi nennane, poi nennana, vatta famone che non ci pensa. Non ne vengo ora, faccio calore, m'hanno pigliato per male guaglione. Son co-figlio di gente buona, io saccio amà e poi rispetta. Nennane, poi nennana, atta famone che non ci pensa. Nennane, poi nennana, atta famone che non ci pensa. Fonte una rosa e c'è no giardino di nore rosa, nore rosa è nato ricciù e quanto è bello lo primo amore. Nennane, poi nennana, vatta famone che non ci pensa. Poi nennane, poi nennana, vatta famone che non ci pensa. Passado
intanto iniziamo a ringraziare il maestro per questa performance, tra l'altro improvvisata, e scusate se ma noi improvvisiamo sempre, improvvisiamo sempre. Lei è il re dell'improvvisazione. Noi non prepariamo niente, molte volte. Sono sempre perfetto e impeccabile. Le canzoni vanno improvvisate sempre, perché a seconda della sposa, dello sposo, dell'occasione si improvvisa. Questa che canzone è? Questa è una serenata, praticamente. È una serenata che si portava alla ragazza desiderata, praticamente. Però c'era il contrasto, perché non era accettato questo ragazzo, e quindi faceva di tutto per mettersi in mostra per le sue doti. Vengo da Vasce Colore, ma mi hanno pigliato per Malevaglione, ma sono figlio di gente buona. Ah, ecco, questa era la dote. Questa era so amare e rispettare. Come si intitola? Si presentava. Come si intitola? L'abbiamo chiamata un Coppa Fricenda, perché la ragazza era di Frigenda in questa occasione. E lui paragona la ragazza ad un albero di noce che porta i frutti di ciliegia, quindi la noce come albero robusto, e quindi il ciliegio come frutto dolcissimo. Lei da quanti anni suona? Perché mi diceva prima che da bambino suonava, cantava con sua mamma in campagna. Cantavo già quando mamma mi portava in giro. Grembo. Sì, perché i miei genitori, i miei nonni già cantavano, portavano le serenate, quindi me lo porto sempre con me. In campagna poi aiutava pure a lavorare di più, no? Io lavoravo in campagna con mia madre, quindi l'accompagnavo nei lavori e cantavamo insieme. Si ricorda, ma così è, giusto un pezzettino, una canzone fatta con mamma. Qual era quella che più piaceva a sua madre? Ecco, ma ve la dico, era un canto di lavoro Russo Melillo. Angeli, vieni, lo facciamo insieme. Intanto un attimo solo, perché vorrei presentare anche Michele, che è stato chiamato, stava studiando, però a dimostrazione che anche i giovani a Paternopoli si avvicinano alle tradizioni. Sì, no, sono stato avvicinato più che altro dalle persone come il mio professore Torino, che sono i precursori. E con calma anche con altre persone del circondariato che insegnano proprio musica, come il professore Suelzo, abbiamo creato un po' di gruppi, abbiamo portato avanti la tradizione. Brava Michele, grazie. Bravo, grazie, perché ha lasciato lo studio, i libri, e poi abbiamo due personaggi molto conosciuti, sono addirittura reduci da una tournée a Roma, questo ci fa piacere avvicinarli, i virtuosi della tarantella, sì. In arte, io mi chiamo Antonio Boccella, sì. Mia moglie è Biancardo Angelina, in arti siamo i virtuosi. Siete sposati al ritmo di tarantella? Sì. Ho passato un po' di guai all'inizio, perché lei la tarantella non piaceva. Ma a lei non piaceva? No, all'inizio... Cioè, a lei piaceva Giola Cinquetti. No, all'inizio mi piaceva Celentano, quindi non amavo la tarantella. Un bacio come Roma. Esatto, poi, siamo passati. Poi l'ho trascinato in questa bella avventura, cioè la musica. Ah, che bello, questo la tarantella. A 13 anni ha cominciato a ballare con me, ormai è... Non dico che ma è una tarantellara. Bravissima, una tarantellara proprio di quelle. E a Roma che avete combinato? A Roma siamo stati una parrocchia, e anche lì non ti dico. Di che è successo? Siamo a ballare i preti. Veramente. Le moniche, i preti, insomma, hanno ballato tutti, dall'anziano al piccolino al grande. Siete cambiata la religione con la tarantella. Abbiamo proprio. Siete saliti sull'altare. Sull'altare, l'altare no, perché poi. Vabbè, Papa Francesco è un po' sì, rock. Si avvicina un po' alla musica, è molto musicale. Sì, sì, è vero. Allora, Terenossa Paternopoli con tutti i sorrisi, la tarantella, facce simpatiche come la sua. Le piace la tarantella? Moltissimo, sì, sì. Io la ballo pure io. E faccio vedere qualche passetto, qualcosa. Non c'è bisogno, c'è la musica, ci vuole la musica. La musica trascina. Ma che le trasmette la tarantella? Allegria, gioia, tutto. Tutto. Cosa fa nella vita lei? Allora, io sono un operatore socioassistenziale. Ah, bene. Quindi lavoro con le persone disabili, con i vecchietti, è una bella cosa. E poi con la tarantella, con la tarantella, però sempre con il pensiero ai piccoli angeli. È vero. E a proposito dei piccoli angeli, salutiamo Noemi, perché lei cura con affetto i suoi piccoli, è vero. Ce la saluta da parte bene, di Terenossa, sul 189. Va bene, buona serata. A posto? Sì, abbastanza. Una bella giornata. Stamattina no però, Faceva freddo. Freddo, abbiamo dovuto accendere il fuoco a casa, giusto? Faceva freddo abbastanza. Ah, bene, no, io volevo solamente ricordare a tutti quanti voi, a Paternopoli ovviamente, che Terenossa adesso è sul 189, quindi quando vuoi... canale. Sì, un po' di tarantella, Ianico. A disposizione. Ma che è successo con queste scommesse? Ma mica c'è la società in mezzo? No, è parte lesa. E allora è abbastanza. Taccone, che dice? Acquista qualcosa? No, Taccone sta abbastanza bene, non lo vedi che sta in forma?
Ma poi a Paternopoli, devo dire la verità, c'è stata sempre grande fede. Sì, sì, no? Specialmente in Serie A, giusto. Qua Tarantella, Janico e Lupo. Giusto, no? Mi avvicino al signore. Ci fa piacere per il ritorno di Telenostra. Ti ringrazio. Perché è stato un momento buio anche per noi, perché ci tenevate informati dei fatti che accadevano nei nostri paesi, che neanche il giornale riesce a fare molte volte. Vi ringrazio veramente di essere tornati, grazie, grazie. No, ma solo che vi do un bacio, chiedo scusa, perché lei ha detto parole spontanee, perché non ci siamo messi d'accordo, cioè, no, posso senza accordo, senza accordo. Davvero, grazie. Grazie a voi. Questo suo cuore vale tanto per noi, ci incoraggia ad andare avanti e stare sempre in mezzo alla gente, come in questo caso a Paternopoli oggi. Grazie. Grazie di nuovo. Russo Milillo mio, Russo Milillo, Russo Milillo mio, Russo Milillo. Essa gli stingelo per piglia colore, essa gli stingelo per piglia colore. E te ne pigliasti tanto pocariello, pigliasti tanto pocariello. E chi non ti basta manca fa l'amore, chi non ti basta manca fa l'amore. Potremmo andare avanti per... Vabbè, questi erano canti. Quando trasportavano. Vero straordinario. Quando duravano ore e ore. Quando trasportavano il grano e la paglia verso le aie, era il canto che li accompagnava. Lei si è anche commosso. Mi commuovo sempre. Le ricorda sua madre, le ricordano i tempi. Mi succede sempre. Pure quando faccio gli spettacoli in piazza, mi succede sempre. Mirabella, migliola, niente, chiama sposa. Coppa vicendo c'è una danna noce, mi metto in croce e me la già piglia. Nenna ne, poi nenna na, atta famone che non ci pensa. Poi nenna ne, poi nenna na, atta famone che non ci pensa. Giuseppe Forgione, sindaco giovanissimo di Paternopoli, intanto una prima curiosità anche per accontentare i miei telespettatori, quanti anni ha? 46. 46 anni, ok, le potrei essere padre, gliel'ho detto anche prima, però le do del tu, se mi consente. Assolutamente, sì. Assolutamente che sì, 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 sì. Allora, quali sono, sindaco, le peculiarità che portate avanti per rendere ancora più popolare questo paese che è conosciuto in gran parte d'Italia per... il carnevale, per la tarantella, per il buon vino? Ma come dicevi, innanzitutto il carnevale, perché è la manifestazione, diciamo, di spicco, di punta, per cui è interesse di questa amministrazione, ma ovviamente della comunità tutta, far sì che questo evento si rinnovi negli anni, come dire, portando avanti appunto questa tradizione. È chiaro che poi accanto a quello che è il carnevale noi abbiamo tante altre tipicità, appunto abbiamo il vino, abbiamo i prodotti ortofrutticoli, abbiamo l'artigianato, per cui bisognerà, ecco, trovare una formula che riesca a coniugare sviluppo, turismo e quelle che sono appunto poi le peculiarità di cui parlavo poc'anzi. Quattro amici ci stanno facendo una bella passeggiata. Questo è bello, nei piccoli comuni come Paternopoli. Questo è il bene che noi ci abbiamo a Paternopoli, siamo quasi tutti uguali. Però tenete anche un buon vino, tenete pure chi balla e canta la tarantella. Ma teniamo, che potere questo, l'organetto io ancora. Ancora suonato? Sì. Ci fa piacere. Quanti anni? Tanto te lo voglio far mettere la uca. Da quanti anni lei? Adesso? Da quanti anni, dico, lei suona? Da tanto io tempo. L'ho suonato sempre da giovane, fino a 10 anni fa ho suonato. Lei pure ha suonato la tarantella? No. Né ballatore né suonatore io. Ah, voi ballate? Da giovane ballavo così, ma la tarantella no, perché ballatore sulla... Ma non la tarantella. Non la tarantella. No, la tarantella no, perché la tarantella si surra troppo. Ah, addirittura. Ma chiedo scusa, lei che è un ballatore specializzato, acchiappano più i musicisti o i ballatori?
Come? Ti accappano di più, i musicisti o i ballatori? Come donne, dico, come coppie. Vabbè. Parlava come coppie una volta. Quindi siete già impegnati. No, già. Famiglia. Ballava, insomma, fidanzate, da giovane, insomma. Allora abbiamo detto un organettista, lei invece? Ballatore. Il signore qua? Io organista. Ah, e che suonava di bello, sì, per far danzare il popolo? Tante si facevano quando c'erano le feste in famiglia o si ammazzava il maiale, si faceva tante cose. Tanto si ballava meglio. La serviva per digerire, secondo me, o no? Sì. Che vino buono. L'aglianico. L'aglianico. Qua ci stanno l'aglianico buono. Ma qua c'è ancora l'aglianico. Posso fare anche la propaganda per questo. No, l'aglianico sì, diciamo. Lui che cos'è? Ballatore, suonatore? Ballato, sono il ballato. Quindi ballate tutti qua, insomma. Sì. Sapete tutti quanti... Scusate l'antella. È lei che balla? Liscio. Ah, il liscio. Sì. Ah, quindi è un po' diverso. Più giovane di noi. Ah, quindi va sul liscio, insomma. Bene, quindi abbiamo trovato una formazione al completo. Quando si ammazzava un maiale là, ate che liscio e tarantella. Si faceva festa. Si faceva pure notte. E come no, e come no. Si faceva notte perché dopo si allisciava un po' la sera tarda. Ma se non faceva notte... Ma quanti bicchierucci si bevevano? Parecchio? No, non troppo perché... Ma senza bicchiere, con la bottiglia... Lo dico io, all'epoca non si usava. Non usava un bicchiere tanto. Usava l'ammola. Ah, l'ammola. La bottiglia. Quando era fatta a metà, non lasciavi. Bene, ok. Lui sorride sornione perché pensa alle tante... Come si chiama? Ambola? Ambola. Alle ambole bevute, no? Sì. Sì, ma si beveva, però non che si ubriacava. Questo mai, no, per l'amor di Dio, giusto così come assaggi. Qualcuno si ubriacava pure. Ma gli altri, invece che si mangiava oltre alla carne di maiale? C'era tutto. Tutto. Ah, va bene, ok. La pasta asciutta, eccolo qua. La fegato di maiale si mangiava, la carne di maiale si mangiava, e anche i polli si ammazzavano, perché noi coltivatori diretti, l'abbiamo cresciuto noi, naturale, e si ammazzavano 7-8 polli quando la famiglia... Complimenti. Quando la famiglia era grande. Altri che quei... Gli facevamo l'invito per tutta la famiglia. Oggi da me, domani da te. Polli ruspanti. Galanti proprio. Altri che quelli che... No. Che vendono adesso. Quando mangiavi c'era una coscia di consolare. Dillo tu che sei il più esperto a Paternopoli... Quando si vede che il pollo è bello ruspante? Quando è rosso con la centra. Noi adesso facciamo un piccolo assaggio della tarantella 2.
bene, alla grande. Ringraziamo ovviamente il maestro e i virtuosi. Intanto volevo chiedere voi quante ore vi allenate per essere... Niente. No, niente. Ah, è una questione di feeling. In piazza e via. In piazza e via, io insegno la tarantella, scusate, un baffiatore, perché così... E niente, si passano ore a ballare questa bellissima tarantella, sia a due, a quattro. Lei è una ragazza che balla con noi, una ballerina. Sta filmando, ecco. La riprendiamo. E non prendiamo, non proviamo, perché il gruppo è bello solido da anni, balliamo sempre quasi tutti insieme. Beh, io ringrazio tutti, ovviamente vi ricordo Telenostra sul 189, un canale tarantellato, molto ritmato. Con Tamorra incorporata. Verremo qualche volta proprio in sede a farla bella. Sarà un piacere con tutti voi. Okay. Grazie a voi. Grazie a voi.